Oggi sarò qui per darvi dei consigli per cercare il cane più adatto a voi, esaminando il contesto familiare e lo stile di vita che avete. La scelta della taglia del cane è un parametro molto importante. Se scegliamo una taglia medio-grande come quella del nostro Mirto, dobbiamo mettere in conto spazi un pochino più grandi e valutare ovviamente anche la sua forza. Mentre se scegliamo per una taglia medio-piccola, necessitiamo sicuramente di spazi minori. Per quanto riguarda invece la scelta dell'età, possiamo fare questa considerazione. Un cucciolo sicuramente ci può dare più impegno, non ancora imparato a fare i bisogni fuori e magari qualche piccolo danno in abitazione lo può fare, come sgranocchiare i fili della corrente. Ma al mondo ci sono ovviamente anche tanti cani adulti. Questa è una bellissima opzione da prendere in considerazione, anche perché i cani adulti possono essere già abituati alle regole di casa, quindi se avete meno tempo, un cane più adulto potrebbe essere la scelta giusta. Per quanto riguarda invece la scelta del sesso, possiamo fare questa piccola considerazione insieme. Le femmine tendenzialmente sono più docili e meno competitive, mentre i maschietti, soprattutto con altri maschietti, a volte vogliono fare un pochino i bulletti. Ovviamente non è una regola, perché bisogna anche analizzare la loro razza e la loro soggettività. Un'altra domanda che ci dobbiamo porre riguarda le attività che faremo con i nostri cani. Se siamo dei pigroni, ovviamente sceglieremo un cane più da divano, mentre se siamo dinamici e sportivi, ad esempio la scelta di un border collie come il nostro Mirto potrebbe essere la scelta giusta. Il nostro cane non è un peluche, quindi alla base ci vuole tantissima responsabilità.